siamo arrivati a Arles, siamo sul rooftop del nostro hotel e adesso ce ne andiamo a mangiare cena. Siamo in pieno centro e c'è una festa che si chiama Feria, quindi c'è un sacco di movimento, un sacco di cose in città. Sera siamo in un locale che si chiama la Gueld Loop. Io mangio il toro, che è una cosa proprio tipica. Virginia ha fatto un mega piatto vegetariano. Lei beve bianco, io bevo rosso. Guardate questo dolce veramente preoccupante che ha preso Virginia. Ha un nome strano, si chiama Paris to Beirut, qualcosa del genere. Io ho preso una cosa fighissima. Guardiamo Virginia. Aspetta che ho delle difficoltà. È come se stia sventrando una lumaca. Non è vero. Sarà buono. Guardiamolo bene in faccia. C'è un bordello pazzesco. Un pelino di gente. Sono tutti ubriachi tranne noi, il che non va assolutamente bene. Forse ho pestato una persona per sbaglio. Ci sono delle persone per terra. Dici un po', Virginia, le 8 del mattino, sì. Dopo il festone, quanta gente che c'è in giro? Nessuno, bellissimo. È fantastico. Più festa, meno gente. Adesso colazione in un posto special e poi visita di Arles. Cominciamo la nostra visita alla cappella di Saint-Trophin. Chiesa. Chiesa, cappella, chiesa. Chiesa, cappella, chiesa. Un rapido giretto all'Hotel de Ville, che sarebbe poi il municipio. Siamo nei sotterranei dell'Hotel de Ville, che si chiamano criptoportici, che sono praticamente le, come si dice, i resti della parte romana di Arles. È un labirinto e quindi ci perderemo come sempre. Siamo adesso nel chiostro della chiesa di Saint-Trophin. Allora Virgi, sei su un palco che è più o meno grande come un alloggio. Cosa provi? Ti trovi bene? Sì, non c'è pubblico, quindi... Da rockstar. L'anfiteatro. Adesso bisognerebbe andare all'anfiteatro, che è tipo l'arena. L'arena, esatto. Però è chiusa perché oggi c'è la corrida dentro, perché c'è questa festa spagnola. C'è questa feria, che è questa festa di Pasqua, che fanno in occasione di Pasqua, dove fanno anche degli eventi come le corride, la tauromachia, questa roba qua, e quindi non è visitabile. Sono molto dispiaciuto di non vedere l'arena. Adesso vi apparirà. Appariranno alcune foto viste dall'alto dell'arena, che sono veramente spettacolari. E come le troviamo le foto dall'alto? Le prendiamo da internet e gliele facciamo vedere. Adesso ce ne andiamo alle terme. Queste non sono terme naturali con l'acqua che sgorga calda da sotto, no? Qui, che la parte sotto, c'erano tutti i forni che scaldavano, facevano passare tutto il fumo sotto il pavimento, poi sopra, a questo livello che vedete qui sopra, c'erano le persone nell'acqua mollo che stavano al caldo. L'ingegnosità dei romani. E noi adesso abbiamo Renzo Piano. Adesso ce ne andiamo a fare la strada di Van Gogh, il percorso di Van Gogh. Si toccano dei punti della città dove Van Gogh si è ispirato e ha fatto alcuni dei suoi dipinti. Eccoci arrivati al punto in cui si è ispirato Van Gogh per la notte stellata. Non è proprio uguale, ma sono sicuro che di notte è bellissimo. Anche perché avevamo i traghetti della crociera parcheggiati proprio lì davanti. Quindi. Dietro di noi presumibilmente c'è la casa gialla che Van Gogh ha affittato, ma che poi è stata bombardata nel 1944. Poi l'avrà ricostruita, studiato. Quindi direi che questa tappa è assolutamente inutile. Non vale la pena, torniamo in centro.
Questo è uno spazio espositivo per diversi tipi di arte. Noi però non c'entriamo, perché andiamo adesso verso una necropoli. Necropoli che vanta il nome Elise Camp, quindi Campi Elise addirittura, eh? C'è una bellissima atmosfera di pace. Mi piace, c'è una bella atmosfera. A me è proprio piaciuto questo Campo Eliso. Bello. Una bella atmosfera, niente di particolare, ma c'è davvero al centro della cittadina questo posto di pace, anche un po' mistico. Mi piace, adesso ce ne andiamo a mangiucchiare qualcosa, perché siamo stati bravi, vi abbiamo fatto vedere un sacco di roba stamattina, oltre ad aver fatto quell'inutile percorso su Van Gogh, quindi dobbiamo rifocillarci. Anche questo punto ha ispirato Van Gogh. Stiamo cercando qualcosa per pranzo, ma siamo assaliti dal profumo, perché è molto buono, dal profumo di paella, che però è sbagliato in Francia, capisci? È sbagliato. Mi sento sbagliato. La cosa tipica, che io comunque mi bevo già a casa, però la tipica è il pastis. Con tanto di fenicottero. Della casa Ricard, esatto, che è il simbolo della Ricard, forse. No, il fenicottero è un uccello che c'è in Camargue. Vabbè, comunque, è buono. Mi hanno messo bastardo, bello pesante, bello. Anche oggi per me lo stufato di toro è la moussaka per Virginia. Virginia beve il rosé, io ho ordinato del bianco, ma devo ancora finirmi il pastis, quindi. Adesso ce ne andiamo alla fondazione di... Van Gogh. Uno viene all'associazione Van Gogh, si aspetta, penso... Not surprise, there is no Van Gogh here. Si aspetta di vedere Van Gogh, e invece... Voglio dire, vengo alla fondazione Van Gogh. Un quadro di Van Gogh, vuoi farmelo vedere? Uno. Lasciamo Arles per fare una puntatina nel Camargue a vedere delle saline. A 37 minuti da qui, quindi sono vicine, sappiatelo se venite, che comunque sono vicine. Viste le saline, adesso andiamo a Damignon.